è un ridente comune di 2000 abitanti situato sul versante orientale del Capo di Leuca. Il suo territorio, rientrante tra i borghi autentici d'Italia, offre ai visitatori diverse bellezze che spaziano dai monumenti storico-artistici di pregio ai paesaggi naturali immersi tra la campagna e il mare. Il territorio di Tiggiano conserva ancora la spontaneità tipica salentina di una terra scandita da fecondi uliveti e dalle antiche architetture tradizionali della civiltà contadina, come i terrazzamenti in pietra, le paiare e le masserie fortificate. Non a caso la celebre coppia di Hollywood, Helen Mirren e Taylor Eckford, si è recentemente stabilita nella campagna tiggianese, restaurando l'antica masseria cinquecentesca di Torre Matine. L'olivo cresce rigoglioso nelle campagne tiggianesi, in distese verdi che si estendono su tutto il territorio. Per secoli le colture ad oliveto hanno sostenuto l'economia locale, grazie alla produzione del pregiatissimo olio. Tra le foreste di olivo è facile imbattersi nelle antiche paiare, architetture rurali realizzate con il pietrame estratto dalle campagne. Le paiare avevano utilizzi differenti, come depositi e magazzini o per la custodia del bestiame, e nei mesi estivi erano usate anche come abitazione. Da generazione in generazione il patrimonio olivicolo è stato trasmesso da padre in figlio e ancora oggi si nota la forte devozione familiare nella cura degli alberi e dei fondi agricoli. Anche il centro storico ancora oggi presenta interessanti architetture tradizionali ed è impreziosito dai palazzi padronali e dagli edifici di culto. Le prime fonti documentari riguardanti Tiggiano risalgono al dominio angioino, quando il casale era inglobato nella contea di Alessano. Camminando tra le piccole strade del borgo antico, si riscopre il fascino della semplicità salentina, tra il profumo del basilico e i colori caldi degli intonaci o del carparo nudo. In via Ovidio si può ammirare il caratteristico Arco dei Trenta Cani, edificio cinquecentesco che si impone con le sue forme solenni sulle piccole case circostanti. La sobria devozione religiosa dell'aristocrazia locale si manifesta nell'oratorio di San Michele Arcangelo. Risalente al 1590, venne fatto edificare dalla famiglia Arcella, antichi signori di Tiggiano. Nelle vicinanze della cappella si apre il portale di Casa Arcella. In cima campeggia lo stemma araldico caratterizzato da una croce scaccata. Risale il rifacimento della chiesa matrice del paese, realizzata e decorata secondo le consuetudini del barocco leccese. L'edificio sorge su un complesso religioso più antico, in cui si registrano tracce architettoniche e decorative risalenti ai secoli XIII e XVI. Al suo interno spiccano gli ornamenti marmorizzati che danno solennità all'ambiente ed esaltano le forme degli altari laterali. All'ingresso è collocato il fonte battesimale in pietra, tra i più antichi del Capo di Leuca e risalente al 1585. Legato alle vicende feudali dell'antico casale è l'altare di Sant'Alessandro Sauli, antenato di Ipazio Serafini Sauli, barone di Tiggiano e committente della cappella. La tela, di pregio artistico, venne dipinta dal pittore ruffanese Saverio Lillo nel 1780 e ritrae Sant'Alessandro intento a benedire i fedeli.
La chiesa conserva anche l'antico quadro della Vergine di Costantinopoli, databile al 1580 e facente parte dei benefici della nobile famiglia Arcella. La caratteristica iconografia rievoca gli efferati attacchi turcheschi che si abbatterono per secoli sulle coste del Mezzogiorno. Tra le numerose decorazioni spiccano quelle del coro ligneo, posizionato nell'abside dell'edificio. Gli stalli sono dipinti a tempera e risalgono ai primi anni del 600. La chiesa è dedicata al santo bizantino Ippazio, vescovo di Gangra e patrono di Tigiano, festeggiato dalla comunità il 19 gennaio. In occasione della tradizionale fiera e festa patronale, a Tigiano si è soliti consumare le pestanache de Santupati, varietà di carote tipiche del territorio tigianese. Il palazzo baronale Serafini Sauli si staglia nel centro di Tigiano. Come buona parte degli edifici feudali di Terra d'Otranto, la struttura ha svolto nei secoli le funzioni difensive e di residenza nobiliare ed ha subito nel corso del tempo molteplici modifiche architettoniche. Al 500 risale il profilo dell'antico torrione di difesa, poi inglobato nel corpo del palazzo seicentesco. Ancora oggi sono visibili le caditoie disposte in cima alla struttura e il piccolo campanile a vela. Interessante è il balcone di rappresentanza, scolpito e intagliato in caratteristiche iconografie barocche, che fanno da cornice al monogramma dei baroni Serafini Sauli, feudatari di Tigiano. Dal 1985 l'edificio è proprietà comunale e ospita diverse realtà culturali, come la biblioteca, la sala conferenze e il museo. Il palazzo mostra al suo interno ambienti ampi e luminosi, ravvivati dal colorato e pregiato pavimento in maiolica. Nella sala di rappresentanza oggi si riunisce il Consiglio Comunale di Tigiano. Da qui si può accedere all'antico oratorio del palazzo, dove fa mostra il raffinato altare rococò intagliato nel lecciso. Nei vari interni del palazzo si colloca il Museo della Civiltà Contadina. Qui sono conservati numerosi oggetti e attrezzi tradizionali risalenti al secolo scorso, retaggio del mondo agricolo e rurale salentino. È possibile ammirare la ricostruzione di una tipica camera da letto del passato, con l'esposizione di un telaio originale per la tessitura. Un tempo le donne salentine realizzavano, grazie a questo strumento, i corredi e i capi d'abbigliamento per la famiglia. Grazie al protocollo d'intesa firmato dal comune e dai coniugi Mirren Eckford, le sale del palazzo accoglieranno il nuovo Museo del Cinema Western, incentrato sulla cultura cinematografica italiana dello spaghetti western. Dal cortile del palazzo baronale si accede al grazioso giardino all'italiana, arricchito da magnolie e profumati alberi d'agrumi.
L'impianto è organizzato in 8 aiuole suddivise da un sistema viario perimetrale e centrale. Uno scenario incantevole, incorniciato dalla facciata interna del palazzo e dalle arcate che racchiudono l'entrata. La cooperativa Terra Rossa, da alcuni anni, ha avviato un progetto di apicoltura per la raccolta del miele prodotto dalle api e dai nettari del frutteto. Sul perimetro del giardino fa mostra la torre colombaia, utilizzata nel passato per l'allevamento dei volatili. La zona verde del palazzo di Tigiano si apre poi in un vasto parco di macchia mediterranea, scandito da alberi di leccio a fusto alto e di pino domestico. Il lungo viale del boschetto termina in una coffee house a padiglione, struttura funzionale ad arredamento architettonico zona ristoro. È un immergersi nella natura incontaminata, in un ambiente che si presta facilmente all'attività di fitness e al tempo libero delle famiglie e dei bambini. Il paesaggio costiero di Tigiano è dominato dalla cinquecentesca Torre Nasparo, posizionata in cima a uno sperone di roccia a 130 metri dal livello del mare. La struttura militare rientra nel circuito d'allerta delle torri costiere della provincia di Terra d'Otranto e venne innalzata nel 1565 per ordine del Duca d'Alcalà, viceré del Regno di Napoli. In passato comunicava con Torre Palane, sita sul litorale di Marina Serra di Tricase, e con Torre Specchia Grande, sita sulle serre del comune di Corzano. Su alcune mappe della provincia di Terra d'Otranto, l'edificio è chiamato anche Torre di Lissiano, prendendo il nome dall'omonimo e antico casale che sorgeva nei pressi di Tigiano. Da Torre Nasparo è possibile raggiungere il mare percorrendo il lungo belvedere disposto ai piedi di essa per godere da vicino dell'incantevole panorama. Da qui l'orizzonte si disperde nelle profondità di un azzurro incantevole, ravvivato dai colori del Mediterraneo. I declivi delle alture salentine si avvicinano ripidamente all'acqua, proiettandosi sul mare in ombreggiamenti e anfratti. I numerosi uliveti si spingono verso il mare in articolati terrazzamenti, mentre gli antichi muretti a secco fanno mostra di sé nei sottili campi di Terra Rossa. La brezza proveniente da Levante trasporta i forti profumi della vegetazione spontanea, che qui sulla costa di Tigiano cresce rigogliosa e in abbondanza. Quando la luce degrada nel suo tramonto, il litorale assume colori e ombre pittoresche. È un invito a godere delle bellezze di Tigiano, territorio in grado di unire la genuinità dei paesaggi alla tradizione dei luoghi.